Bonjour ragazze, bonjour ragazzi, in questo momento sono nell'aeroporto di Los Angeles, Terminal Tom Bradley, e sono in una delle due business lounge che si trovano appunto in questo terminal. Oggi volerò con Lufthansa in business class, visto che già diverse volte quando ho volato in business class con diverse compagnie aeree vi ho fatto una specie di recensione del viaggio eccetera, vi porto con me in viaggio, vi faccio vedere come si viaggia in business, come l'esperienza, e anche soprattutto voglio fare recensioni di diverse compagnie aeree per mettere a confronto anche le business class, perché secondo me quando si spende così tanto per la business class bisogna anche vedere quali compagnie effettivamente offrono un servizio all'altezza del prezzo che si spende. Quindi appunto in questo momento sono nella lounge, volevo iniziare a registrare dal bagno per farvi vedere, perché è molto molto carino, ma c'era un sacco di gente, quindi mi dispiaceva un pochino, non volevo disturbare. Però la cosa che mi piace appunto delle lounge è che c'è sempre un bagno, c'è anche la doccia e ci sono sempre diverse cosine come magari la crema mani eccetera, e i bagni sono molto più puliti naturalmente rispetto a quelli insomma delle altre zone dell'aeroporto, diciamo. Come potete vedere, quando viaggio sono sempre in tuta comodissima, tipo pigiama, se potessi mettere il pigiama davvero, cappellino per coprire i capelli che oggi non ho piastrato, e rigorosamente senza make up, perché mi aspetta adesso un volo di non ho neanche controllato la durata, all'andata erano 12, non so se un'ora in più, un'ora in meno, perché è sempre diverso, mi sa che sono 13, da Los Angeles a Francoforte, poi faccio scalo a Francoforte un'oretta, non ho tantissimo tempo a Francoforte, poi appunto prendo il secondo volo che sarà brevissimo, tipo un'oretta scarsa a Francoforte Amsterdam. Una delle cose che adoro delle varie business lounge in giro negli aeroporti è che c'è sempre il wifi, ed è sempre un wifi che funziona, è molto veloce e quindi mi aiuta soprattutto qui negli States, perché stavolta non ho acquistato la sim card, di solito acquisto la sim card, ma non volevo non poter usare la mia, quindi non ho preso la sim card e appunto ho bisogno del wifi per potermi connettere, e qui appunto adoro, perché il wifi qui della lounge è velocissimo, in realtà c'è anche il wifi in aeroporto però un pochino più lento, questo è molto molto meglio. Le persone pensano sempre che stia inquadrando loro perché mi vedono con la mano alzata così, però in realtà poi si rendono conto che sto registrando me stessa. Mi fa un po' ridere questa cosa, ormai ci sono abituata, però mi fa sempre un po' ridere. Ho ancora una decina di minuti qui nella lounge, poi mi incamminerò verso il gate, perché sono stata 3-4 volte in questo aeroporto ma non lo conosco benissimo, quindi non so se il gate è lontano oppure no, quindi mi prendo un pochino di tempo per arrivarci, anche perché poi il boarding, quindi l'imbarco sull'aereo, inizia sempre per primo con la first e la business, quindi devo essere già lì quando apre per poter salire subito sull'aereo. Ma prima volevo farvi vedere un pochino di questa lounge, che è veramente molto molto bella. Io appunto viaggio con Lufthansa, quindi sono nella lounge dedicata alle compagnie aeree, tra cui c'è anche Lufthansa, per esempio Emirates è in un'altra lounge, quindi adesso volevo farvi un pochino vedere, perché c'è il buffet, è molto carina, molto grande, e senza disturbare nessuno però vi faccio vedere che cosa c'è al buffet, che magari vi può interessare perché è molto diverso rispetto all'Italia. La lounge è veramente gigantesca ragazzi, e prima ero seduta lì nella parte esterna, c'è tipo una terrazza all'interno dell'aeroporto, è molto molto bella devo dire. E qui da questa parte c'è il buffet. Il buffet naturalmente cambia tantissimo di paese in paese, spero riusciate a sentirmi bene con la mascherina. Qui ci sono yogurt, chicken avocado sandwich, poi abbiamo un'insalata di quinoa e un'altra insalata asiatica, altre insalate, poi qui abbiamo patatine, ragazzi, patatine e mini pretzel. Poi ci sono questi confezionati, sono tipo dei muffin, però con i mirtilli. E poi c'è del pane, salsine varie,
Qui abbiamo verdure grigliate e poi abbiamo della carne con del riso in bianco. Poi c'è formaggio, c'è anche la frutta qua sopra, non so se ve l'ho fatto vedere, ci sono mele, banane, arance e qui altre mele, tutte confezionate singolarmente. Poi abbiamo dei dessert, biscotti, questi sono chocolate chip cookies con cioccolato bianco, ragazzi sono buonissimi, ne ho assaggiato uno, la fine del mondo. E poi insalata di frutta e qualche barretta già confezionata. Da questa parte invece ci sono birre, succhi di frutta, spremute, vino e anche qui stessa identica cosa, naturalmente è tutto incluso nel biglietto della business class, non l'ho accennata questa cosa, però è tutto appunto incluso, è tutto gratuito. E qui ci sono anche le sodas, appunto le bibite varie che però sono alla spina. Notare qui negli Stati Uniti c'è sempre l'ice tea, che però non è alla pesca, cioè è tè in bustina come quello che è caldo che abbiamo noi, però raffreddato e fa schifo. E poi c'è ovunque anche la lemonade che io amo, ho bevuto praticamente solo limonata qui negli Stati Uniti. E qui c'è la macchinetta per fare la cioccolata, il cappuccino, l'espresso eccetera. E da questa parte, molto carino, c'è anche un noodle bar dove ci sono appunto zuppe e poi si può farcire la zuppa come preferite, con un sacco di diverse spezie, verdure. E poi da questa parte ci sono sia i noodle, quelli un po' più spessi, che quelli fatti di riso più sottili. Da quella parte c'è anche un bar, se vogliamo cocktail, alcolici e altre cosine, però per me non è il caso questa volta. Adesso torniamo verso l'uscita. C'è un'altra zona relax, molto carina. E qui appunto tantissimo tantissimo spazio. Quella è appunto la terrazza dove ero seduta prima e qui potete vedere un po' un pezzettino dell'aeroporto. Questo è il biglietto, come potete vedere Lufthansa Los Angeles Francoforte, e noi dobbiamo andare verso il gate 154. Eccoci qui, qui c'è Starbucks ma c'è un po' di fila quindi lascerò stare e siamo giusti perché qui ci sono i gate dal 150 al 159, quindi dovremmo essere vicini. Arrivata al gate che si trova alle mie spalle, ma abbiamo una ventina di minuti di ritardo. Mi hanno detto però che nonostante l'imbarco inizierà 20 minuti dopo, non dovrebbe esserci nessun tipo di cambiamento, dovremmo comunque decollare alla stessa ora e atterrare alla stessa ora. Me lo auguro davvero perché io poi ho uno scalo di un'ora, quindi se facciamo 20 minuti di ritardo già comincio ad avere un po' di difficoltà per andare da un gate all'altro a Francoforte, quindi incrociate le dita per me, non devo perdere la coincidenza, altrimenti rimango bloccata a Francoforte. Questo è il nostro aereo e la parte business sta sia sotto che a livello superiore, e il mio biglietto è al livello superiore, il mio posto è sopra. Poi vi faccio vedere come si sale, i gradini se riesco eccetera, perché è molto carino, sopra c'è una piccola saletta appunto che è la business. Poi vediamo, aspettiamo ancora però l'imbarco. Questa è la fila per la business class e laggiù c'è quella per l'economy che è lunghissimissimissima. Questa è la business class, ragazzi, del piano di sotto, noi proseguiamo e saliamo al piano di sopra. E questo è il mio posto vicino al finestrino. Come potete vedere è super super spazioso, si possono stendere le gambe, si trasforma in un letto, poi naturalmente vi faccio vedere. Ho preso appunto il piano di sopra, uno perché il posto è più piccolo, era un po' più tranquilla, che c'è meno gente. Numero due però, qui c'è anche moltissimo spazio per mettere borsa e oggetti vari. E si possono appunto chiudere, sono tipo degli armadietti. Subito, come vedete, troviamo il cuscino, che mi fa sempre un po' senso perché non è
incelofanato con la plastica, però mi hanno assicurato che vengono lavati. E lo mettiamo subito, direi, qui, così facciamo un po' di spazio. E poi c'è anche la coperta fantastica quando vogliamo naturalmente fare un pisolino, perché tende a fare freddino sugli aerei. Ne approfitto anche per farvi vedere subito il bagno, anche se è molto piccolo, però è carino. Qui c'è un fiorellino fresco, sempre molto apprezzato nei bagni business. Abbiamo una crema per le mani di L'Occitane, sono fantastiche. Questo è il lavello, naturalmente c'è il sapone, poi abbiamo bicchieri se vogliamo lavarci i denti, salviettine varie. E poi da questa parte c'è il fasciatoio per chi ne avesse bisogno. Naturalmente il WC molto piccolino, quindi sto cercando di farvi vedere tutto per bene. E da questa parte è molto carino perché c'è uno specchio parecchio grande. Vedo già l'assistente di volo che sta per passare con champagne e succo d'arancia. Io naturalmente prenderò lo champagne. Thank you very much. Eccolo qui ragazzi, cin cin. Lo champagne come sempre è buonissimo ragazzi, yummy. Mi hanno portato anche il menù perché andiamo a scegliere il pranzo. Nel frattempo però voglio farvi vedere, prima del decollo, perché poi ci sarà un rumore molto forte, voglio farvi vedere un po' le cosine che troviamo sul sedile. Appunto questi li avete visti, sono i nostri contenitori super spaziosi, veramente ci sono valigie intere qui. E davanti a noi c'è naturalmente il monitor, che non è gigantesco, però è molto utile perché si può anche spostare in questo modo, quindi è super comodo. Qua sotto troviamo, in questo porta oggetti, troviamo una shopping bag che è molto carina, con le varie città del mondo, e le ho visitate tutte tranne Pechino. E qui troviamo anche una bottiglietta d'acqua super super utile, adoro appena arrivo a trovare già la bottiglietta d'acqua. Qui invece c'è il nostro materasso che possiamo mettere sul sedile in modo appunto da renderlo ancora più comodo quando diventa completamente piatto e si trasforma in un letto. Ci stiamo già muovendo piano piano sulla pista. Qui ho trovato in realtà dei pezzetti di carta e un po' di immondizia, ma probabilmente non li hanno visti pulendo, però insomma. Sono già al bicchiere di champagne numero 2, ragazzi, che mi hanno portato con delle noccioline che ho quasi finito. Nel frattempo mi sono messa bella comoda, sdraiata, sto guardando un po' le informazioni di viaggio sul monitor. Siamo partiti poco fa e per adesso la vista sono solo nuvole e un pochino di cielo azzurro. Nel frattempo stanno servendo il pranzo. Questo è l'antipasto che ho scelto io, sono gamberi grigliati con capa santa, come si dice, e insalata di cetriolo e papaya, che però io lascerò perché il cetriolo proprio non mi piace, come ben sapete. E questo che cos'è? Presumo sia burro, mamma mia quanto. E poi ho preso un po' di pane alle olive, ti fanno scegliere il pane che vuoi e puoi prendere insomma quanto ne vuoi. E questa è la salvietta, naturalmente con le posate. Una cosa che apprezzo molto della business class è che appunto il servizio del pranzo, della cena, insomma del pasto, è completamente diverso rispetto a quello dell'economy. Ci sono insomma piatti e posate non di plastica, ma anche il cibo è molto 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 più buono. E poi comunque ho preso anche un bicchiere di Coca Zero per non smentirmi io e la mia Coca Zero. Devo dire tutto molto buono, e anche il pane alle olive è pazzesco, buonissimo. È arrivato anche il main course, il piatto principale, del filetto di salmone grigliato con delle verdurine e poi
melanzana che io lascerò e del risotto in bianco. Il profumino, vi devo dire, non è niente male, e naturalmente litri di champagne, come sempre quando viaggio. Ed è arrivato anche il dessert, che è un tortino al cioccolato con salsina al lampone. Miam, sembra buonissimo. E nel frattempo fuori è già buio. Questo tortino è la fine del mondo, è buonissimo, è praticamente una mousse al cioccolato appunto con salsina al lampone, yummy. E poi volevo farvi vedere, mi hanno portato anche questa piccola confezione di Loacker alla nocciola, e ho ordinato ancora qualcosina da bere, e questo succo d'arancia bellissimo. Mi hanno portato anche una maglia ampia, mi hanno chiesto la taglia, ho preso large, extra large, così sto comoda, ed è una specie di maglia pigiama per dormire, bellissimo. Eccolo qui ragazzi, ho messo il materasso sulla sedia, nel frattempo hanno spento le luci nella cabina, quindi c'è solo la mia lucina qui del mio posto. Adesso trasformiamo il sedile in un letto piatto. Questi sono tutti i comandi per poter appunto sistemare il sedile, alcuni hanno anche il massaggio, questo no, e premendo qui appunto lo trasformiamo in un letto. Delle noci e cocco, due croissant, della frutta, anche qua chili di burro, e sto aspettando il succo d'arancia, e mi hanno detto che mi faranno una specie di caffè latte perché il cappuccino non ce l'ha, perché è troppo strano, troppo. Non è una compagnia italiana, il cappuccino non c'è. Altra cosa che mi sembra un po' strana onestamente, anzi molto strana, è che non ho trovato la vanity kit, cioè il piccolo beauty case che in business si trova ovunque, tutte le compagnie che ho viaggiato, addirittura in premium economy lo danno, e quindi no, per qualche strano motivo. Quindi questo mi ha lasciato un po' al limite, perché di solito c'è l'igienizzante per le mani, una crema, un profumo, insomma le salviettine, insomma ci sono varie cosine, le calze, la mascherina per dormire, invece qui nulla. Il cibo è buonissimo, devo dire, veramente buonissimo, il chia pudding è favoloso, però è molto strano il fatto che continuino a portare le cose a rate, tipo adesso mi hanno portato la marmellata e poi mi hanno portato finalmente il succo d'arancia e anche questo caffè, che ragazzi è tremendo, ma io non me ne intendo, volevo solo un cappuccino, ma questo è... Oddio, vabbè. Però sì, la frutta era freschissima, ho lasciato solo l'ananas perché non mi piace, ma era buonissima, e appunto anche il budino super buono. Confermo, anche i croissant sono buonissimi, super freschi, morbidissimi, veramente cibo top. Però altra cosa strana, non hanno neanche la cioccolata calda, cioè non cappuccino, non cioccolata calda. Manca pochissimo, stiamo per atterrare. Ormai si è fatto giorno, e tra poco siamo a Francoforte. Non ve l'ho fatto vedere prima perché non l'ho utilizzato, non ho guardato nessun film, ma questo è il telecomando che serve appunto per naturalmente comandare il monitor che vediamo lì, piccolino, ma molto simile a quello che abbiamo trovato anche su Emirates ad esempio, forse un pochino più vecchiotto come modello, e da qui si può anche chiamare l'hostess, l'assistente di volo,
oppure accendere la luce che sta in alto, non c'è il bottoncino. Qua sono appunto si accende la luce dal telecomando e qua all'interno ci sono appunto le cuffie che vi ho detto sono fantastiche per bloccare il rumore. Altra cosa che ho apprezzato tantissimo, questo sedile mi è piaciuto molto, il fatto di poter abbassare il, come si chiama, il poggia, non mi viene il nome, non poggia piedi, poggia mani, non lo so, comunque si può abbassare e quando mi sono messa a dormire è stato molto utile. Atterrati e perfettamente in orario, così non perdo la coincidenza. Visto che avevo un po' di tempo mi sono fermata alla lounge qui a Francoforte, ho preso semplicemente un pretzel, io impazzisco per i pretzel e ovviamente sono tedeschi quindi qui sono più buoni, e un bicchiere di Coca Zero. In realtà non ho neanche fame, ma quando ho visto il pretzel non sono riuscita a trattenermi. E vi faccio vedere anche un po' della lounge qui a Francoforte, molto molto grande, perché logicamente Lufthansa è una compagnia tedesca e quindi questa è una delle loro lounge principali. Il bagno della lounge qui a Francoforte è bellissimo, ragazzi, c'è proprio una stanza gigantesca, ce ne sono diverse, gigantesca, e là dietro c'è la doccia, veramente veramente bella. Un sacco di spazio per appendere le cose, per cambiarsi se si vuole, davvero bello. Addirittura c'è anche il foam per asciugarsi i capelli, doccia schiuma e crema per il corpo. Arrivata sul secondo volo, ce l'abbiamo quasi fatta, ragazzi, ancora un'oretta e mezza e poi atterriamo finalmente ad Amsterdam. Viaggio lunghissimo, sono in viaggio, non lo so, tipo da 15 ore, una cosa del genere. La cosa, ci sono rimasta parecchio male perché al gate ho incontrato la hostess più maleducata che mi sia mai capitato. Cioè, di solito sono tutte gentilissime, invece questa era veramente molto maleducata. Semplicemente, siccome il boarding era in ritardo di una decina di minuti già, cioè doveva esserci alle 11.40 il boarding e alle 11.50 ancora non avevano iniziato a far salire le persone sull'aereo, semplicemente sono andata a chiederle se c'è un ritardo e se sì, insomma, di quanto, no, per capire. E mi fa no, perché? Proprio così. E ci sono un po' rimasta perché dico ok, e le dico no perché semplicemente ho visto sul mio biglietto che appunto il boarding era alle 11.40, sono le 11.50, insomma volevo capire se appunto se c'è un ritardo di quanto, giusto per sapere. E lei mi fa no, veramente il boarding alle 11.50, ma così, cioè senza un sorriso, un brutto, in malo modo, non so come spiegarlo. E quindi mi sono detto oddio, forse ho sbagliato io, no? Poi guardo il biglietto e vedo che effettivamente il boarding è alle 11.40 e le faccio vedere il biglietto e le dico ma no, guardi, era alle 11.40, mi dice no, è alle 11.50, anzi 55. E io riguardo il biglietto e le dico e allora perché mi hanno scritto 11.40, nel senso sarei rimasta un quarto d'ora in più nella lounge. E non mi ha risposto, cioè mi ha guardato e non mi ha detto nulla, e quindi presto me ne sono andata. Cioè non mi è, io giuro, non mi è mai capitata una cosa del genere, ci sono proprio rimasta perché boh, ne sarà successo qualcosa, non lo so, avrà la giornata storta, però non ci si comporta così, cioè non è carino. Volevo semplicemente sapere se c'era un ritardo di quanto, per sapere quanto in ritardo sarei tornata a casa, cioè tutto qua, ma sono andata lì proprio col sorriso, quindi non lo so, le ricordavo qualcuno che le sta sulle scatole, non lo so, ma ci sono rimasta, perché io non mi comporterei mai così, con nessuno, cioè con nessuno mai, e quindi non riesco mai a concepire come una persona possa effettivamente rispondere in questo modo, cioè specialmente quando sei sul posto di lavoro e hai a che fare con il pubblico, che per l'amor del cielo deve essere stressante, però io ci sono chiesto una cosa in modo tranquillissimo, però, cioè non ho neanche paura di perdere la connessione, per dire, quindi pure se c'era un ritardo e volevo solo sapere di quanto, tanto per...
Mio Dio, mi ha un po' rovinato un po' tutta l'esperienza questa cosa. Comunque questa è la business class del volo dell'aereo piccolo, insomma, perché abbiamo solo un paio d'ore neanche fino ad Amsterdam, quindi è praticamente uguale all'economy, solo che siamo divisi da questa tendina. E altra cosa che cambia, perché i sedili sono identici, cambia solo che non ci sono mai due persone sedute accanto, cioè il posto al centro è sempre vuoto, quindi appunto non c'è nessuno nemmeno lì, perché la business è semi deserta, però teoricamente se fosse tutto pieno, appunto, il posto al centro è sempre libero, in modo da avere un pochino più di spazio. Ma se in linea generale i viaggi lunghi, appunto, di 12 ore è bellissimo farli in business, perché stai comodo, specialmente io tipo problemi di schiena eccetera, altrimenti veramente mi spezzo la schiena con 12 ore in economy. Devo dire che se per quelli conviene, perché comunque sei comodo, puoi dormire eccetera, nei voli brevi la business non conviene assolutamente. Infatti io, cioè, se devo prenotare non prendo mai i voli piccoli business class, perché appunto il sedile è esattamente lo stesso dell'economy. L'unica cosa che cambia, appunto, quello che vi ho appena detto, che è poco niente, quindi non è una cosa che consiglierei, però già che ci siamo vi faccio ovviamente la recensione anche qui di questo volo. Mi hanno offerto il pranzo, ma ho rifiutato perché sono sazissima, però il profumino non era niente male, però appunto per me basta cibo per adesso, prendo solo una Coca Zero. Adoro quando non ho nessuno vicino a me, perché posso mettermi super comoda. Se lo confronto all'altro volo, questo non è durato niente, ragazzi. In confronto a volo di 11-12 ore, questo di un'ora e mezza, veramente zero. Cioè il tempo di decollare non abbiamo praticamente fatto, non lo so, mezz'ora di volo. Adesso stiamo già atterrando, perché ovviamente il decollo e l'atterraggio un po' ci impiegano, no? Quindi veramente è solo quello, tutto decollo e atterraggio in un volo così breve. Però devo dire che l'esperienza che ho avuto brutta con la hostess di terra nell'aeroporto di Francoforte l'hanno recuperata alla grande le hostess di questo volo, le assistenti di volo di questo volo, che sono una più gentile dell'altra, con il sorriso, e mi è piaciuto moltissimo. E ci ho scambiato anche due parole in tedesco, così un po' per rinfrescare il mio tedesco che ho studiato a scuola e all'università. Insomma, loro gentilissime e carinissime, quindi insomma alla fine una pecora nera non significa niente, questo è, si trovano sempre le persone maleducate, però la maggior parte non lo sono, per fortuna. Insomma, mi hanno fatto dimenticare la brutta esperienza. Siamo quasi arrivati e mi preoccupa un pochino il fatto che il pilota abbia detto adesso che c'è una nebbia piuttosto fitta ad Amsterdam, e quindi l'atterraggio avverrà con pilota automatico. Lo so che è normalissimo, però io ho paura, perché guardo sempre i disastri aerei e quelli peggiori succedono quando c'è nebbia. Quindi io dovrei smetterla di guardare i video sui disastri aerei, lo so. Quasi arrivata, ragazzi, viva! Tornata a casa, ragazzi, non so più da quante ore non dormo, coccolato, sistemato i gatti, quindi è passato un po', ma adesso vado finalmente a riposarmi, perché sono veramente tipo 23 ore che sono in piedi, qualcosa del genere. Non so neanche io come sia possibile, ho dormito forse un'ora e mezza in aereo e basta, quindi questo è quanto per il video di oggi. Tutto sommato la mia esperienza con Lufthansa si può considerare positiva, ma come voto totale darei un 7, perché ho provato, diciamo, compagnie aeree che nella business class sono veramente ad un livello completamente diverso, però non è nemmeno tra le business class peggiori, se devo essere onesta. Ragazzi, devo chiudere questo video perché veramente sono impresentabile a questo punto. Qualsiasi domanda lasciatemele pure nei commenti, sapete che li leggo sempre tutti. Bacio gigantesco, venite qua che vi abbraccio forte forte forte, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.